5. Il passaggio. 8 novembre 1959. Cerchio Firenze 77. Attraverso Roberto Setti. Il cosmo, la materia, l'evoluzione. A cura del dottor Luigi Nardi. Dali. Dovremmo concludere, figli cari, la vostra conversazione di questa sera. L'unica cosa sulla quale tutti voi, penso, siate d'accordo è quella che l'energia pura, l'energia che noi intendiamo, è quel quid che risulta dalla sublimazione della più semplice materia del piano fisico. Circa poi la domanda che a suo tempo fece il figlio S, e cioè se l'energia fosse anche la forza di coesione, voi avete manifestato un dubbio. Un dubbio del resto molto giustificato. Avete detto, se la forza di coesione è una sorta di energia, i corpi, la materia tutta del piano fisico dovrebbe restare tale quale è in qualsiasi ambiente, indipendentemente dalla forza di gravità, è vero figli? E qua dobbiamo discutere. La forza di coesione è una forza che tiene insieme la materia, ma per trovare questa forza nella sua forma pura, dobbiamo andare alla radice della materia. Dobbiamo risalire a quella materia del piano fisico che è allo stato più semplice e più sottile, allo stesso tempo. Dobbiamo parlare della materia allo stato atomico. Atomico, secondo il senso che noi abbiamo usato, cioè indivisibile, dividendo la quale, scomponendo la quale, si ottiene energia. Qua e solo qua è la forza di coesione nella forma pura, e di questa forza di coesione noi intendevamo parlare. Ma voi conoscete la forza di coesione nella materia del piano fisico, ed appunto occorre distinguere. Se, ad esempio, voi ponete due corpi galleggianti in un liquido, voi vedrete che i due corpi, a meno che non entri in gioco l'elettricità elettrostatica, questi due corpi tendono ad avvicinarsi ed attrarsi. Questo perché esiste una reciproca forza di attrazione fra le masse, che è appunto dovuta alla forza di coesione. Osservando questa forza di coesione nel piano fisico, vediamo che non è pura, come è nella materia allo stato atomico, perché subentrano in gioco altre forze, altre sollecitazioni, badate bene, esterne, non interne. La forza di coesione è una forza, è una sollecitazione che viene dall'interno della massa, mentre quando voi esaminate la materia del piano fisico, su questa materia giocano altre sollecitazioni esterne, fra le quali la pressione atmosferica e la forza di gravità. Voi avete pensato che, dato che la forza di coesione è una sorta di energia, un viaggiatore interplanetario non dovrebbe trovare ostacoli, a parte la differenza di temperature e di ambiente, nello spostarsi da questo pianeta attraverso agli spazi siderali. Ma dovete pensare che nella costituzione del corpo fisico, pur essendovi in questa massa del corpo fisico la forza di coesione, vi sono in gioco le altre forze, la pressione atmosferica e la forza di gravità, e sono queste che vengono a mancare e che possono produrre lo smembramento di questo corpo fisico. Se noi vogliamo ben comprendere che la forza di coesione è una sorta di energia, dobbiamo, ripeto, esaminare questa forza laddove si manifesta nella sua purezza, al di fuori di ogni altra sollecitazione, e cioè nella materia del piano fisico più sottile e più semplice. Mi sono sufficientemente spiegato, figli cari? Domanda. Intendi l'astrale, Dali? Risposta. Alle soglie. L'ultima materia del piano fisico noi l'abbiamo chiamata il numero uno del piano fisico. Vi siete anche domandati come può,
Ad un certo momento l'energia pura o materia del piano astrale trasformarsi, condensarsi e divenire materia del piano fisico. Facciamo un esempio semplice. Supponiamo di avere dell'acqua. Voi sapete che ad un certo grado di temperatura basso l'acqua si trasforma, si condensa e diventa ghiaccio. Che cosa avviene qua? Perché l'acqua fino ad un dato momento si chiama acqua e poi si chiama ghiaccio? Se voi esaminaste al microscopio il fenomeno alla temperatura limite, l'acqua che sta per ghiacciarsi, voi vedreste che i cristalli di ghiaccio si formano subitamente. È un passaggio subitaneo. Si riscontra dagli amanti della natura, appunto anche in natura. Questo fenomeno è visibile anche ad occhio nudo, delle piccole superfici, delle piccole quantità di acqua che si solidificano, diventano ghiaccio, quasi subitaneamente. Allo stesso modo avviene per la condensazione della materia astrale o energia in materia fisica. Vi è il concorso di un agente esterno, se così vogliamo chiamarlo, così come vi è il concorso di un agente esterno nel passaggio da acqua a ghiaccio, che è un abbassamento di temperatura. Domanda: questo agente esterno è una energia? Risposta: noi non vogliamo a questo proposito complicare oltre le cose, cioè abbiamo chiamata energia la materia del piano astrale. Ed abbiamo detto che il nostro concetto di energia è sensibilmente diverso dal concetto di energia della fisica di qualche anno fa. E voi, consultando l'enciclopedia, avete visto il perché. Il figlio D ha detto che nel piano mentale vi è energia. Ma ripeto, non vogliamo fare confusione di termini. Energia per noi è la materia del piano astrale. Si capisce che nel piano mentale vi saranno delle forze come vi sono nel piano fisico, cioè vi può essere quel qualcosa che voi nel piano fisico chiamate energia allo stato potenziale. Vi può essere anche nel piano mentale, è vero figlio D? Domanda: dicevo del pensiero, non del piano mentale. Risposta: tu hai detto che il pensiero è energia. Domanda: può essere un'energia? Risposta: può essere un'energia del piano mentale, ma per non fare confusione di termini, noi chiamiamo energia unicamente la materia del piano astrale. Così per noi non è a rigore energia l'energia potenziale della fisica, come a rigore non è energia il pensiero. Non so se sono sufficientemente chiaro. Avete anche ricordato l'analogia, ed infatti l'analogia impera nel cosmo, perché vi è la legge di analogia. L'onda di vita emanatrice del cosmo, allorché manifesta i piani di esistenza, ripete per ciascun piano gli stessi metodi, fissa gli stessi principi. Ora, poiché le materie sono diverse da piano a piano, non possiamo raffrontare i piani fra loro se non seguendo un criterio di analogia, mai di uguaglianza. Ogni cosa analoga è unita da una sorta di simpatia, e voi capite perché? Perché le leggi sono le stesse. Questo ripetersi di piano in piano dell'onda emanatrice si chiama legge di analogia. E per estensione di significato e legge di analogia anche quella simpatia che lega le parti analoghe. Avete delle domande, figli cari? Domanda. Scusa Dali, io dirò una sciocchezza. Siccome eravamo arrivati a chiamare lo spirito energia, è giusto in parte o errato? Risposta. Puoi dire che l'energia è materia? Domanda. Sì, per analogia, sì, grosso modo. Risposta. Io direi l'opposto, semmai. Direi che l'energia, a rigore, in ultima analisi, è spirito. Si può dire che il ghiaccio è acqua, è vero, ma non si può dire che l'acqua è ghiaccio.
Domanda, ma scusa, non si può dire per noi, per non creare confusione, ma forse penso che possa essere scambievole la cosa, no? Risposta, no, perché l'energia è un prodotto della mente, come la mente è un prodotto dello spirito, ed essendo prodotto, allorché noi risaliamo la corrente, non può esserlo più. Voi sapete che il passaggio è spirito, a casa, mente, energia, materia. È vero che la casa è un prodotto dello spirito, che la mente è un prodotto della casa, che l'energia è un prodotto della mente e che la materia è un prodotto dell'energia. Questo è il senso giusto. Facendo il cammino a ritroso, il discorso non fila più. Domanda: perché non potrei dire, per esempio, spirito, materia, energia, mente a casa? La materia è permeata di spirito, no? Risposta: certo, ma non puoi dire che lo spirito è un prodotto della materia, come non puoi dire che lo spirito è un prodotto dell'energia. Domanda: ah no, certo, va bene, ma comunque posso dire che da quello procede tutto. Risposta: dallo spirito procede tutto, ma non dall'energia e non dalla materia. È vero, figlio? Domanda: ma è anche energia lo spirito? Risposta: siccome noi abbiamo detto che per energia noi intendiamo unicamente materia del piano astrale, allora appunto lo spirito non può essere energia. Domanda: permetti, fratello? Allora, quello a cui eravamo arrivati, cioè dire che la trasformazione dalla energia a materia avveniva attraverso una dualità, è sbagliato? Risposta: ho detto prima, vi è il concorso di un fattore esterno. Così come nel momento che l'acqua si trasforma in ghiaccio, vi è il concorso di un altro fattore esterno, che è l'abbassamento della temperatura. Domanda: volevo domandare se l'energia, dopo che si è formata in materia, cessa di essere energia oppure rimane energia? Risposta: essenzialmente rimane energia. Domanda: allora penso, sarebbe come dire che all'energia viene dato un compito per cui come risultato si ottiene la materia. Risposta: non possiamo proprio personificare questa energia, è vero, figlio? Dicendo compito, può sembrare che questa energia sia una persona che assolva quasi, direi, una missione. No, è un processo di condensazione. Certo è che può esistere l'energia senza materia, ma mai la materia senza energia. Domanda: è la base di tutte le forme. Risposta: voi avete anche parlato appunto delle forme, ma la radice di ogni forma è nel piano akasico. La stessa energia ha una forma, come la stessa mente. La forma non è un qualcosa che esiste unicamente nel piano fisico, un qualcosa che è proprio della materia fisica. L'energia, materia del piano astrale, ha una forma. La mente, materia del piano mentale, ha una forma. Nota 1. Secondo il senso che noi abbiamo usato, quello dei filosofi atomisti greci. Nota 2. Com'è nella materia allo stato atomico, cioè elementare, indivisibile. Nota 3. Della fisica di qualche anno fa, la fisica classica. Nota 4. La casa o essenza del piano akasico. Nota 5. La mente, materia del piano mentale, ha una forma, almeno fino alla cosiddetta regione della forma,
del piano mentale stesso.